Ecco qua, mi piace la musica sinfonica, più che altro concertistica. E mi eccolo là, vedo. Eccoli, mi passo ore con le ore qua così, guarda, tirando una reccia uno, una reccia che altro. Ah, caspita, che sai di cosa, come, dice, guarda, dei tanti tipi, nuovi, vecchi, fatti. Guarda che mi ho fatto almeno 50 tipi di quadri, cambiava, quando che mi sono stufo cambio. Non che sei nessun stile qua, qua che sei, che ho là è diverso da questo, questo è diverso da quello, ma che sei stili. Guarda, guarda qua questo qua che paura. Che pazzia, ti porta via il demonio, il coso, le sette, una setta religiosa. Cioè, sono disordinatissimo. Per fortuna si è disordinato anche Osvaldo, che allora non avevo niente da dire. Tanto per dirti quanto mi sono disordinato, però guarda qua, bisogna proprio essere all'eccesso. Capire come che si possa dipingere in questo modo qua. Non mi sono neanche mai immaginato di creare qualche cosa. È una roba troppo importante. Bisogna divertirsi e mi sono divertito dipingendo. Più che altro divertivo. No, ma se guardi, aspetta, questo. Prova a guardare là. Cioè, faccio un tipo di pittura difficile da immaginare. Con colori di terra, con colori smalti, con colori fatti ciò. E li faccio mica con la polvere. No, con la polvere. Tappo le polveri e coso, una volta faceva con le polveri e che sotto l'olio dell'incotto e miscio su e compagnia bella, per lo spenda schei, perché i colori costano molto la schei. Tu che sei un'infinità di quadri, dappertutto. E se più di 50 anni che mi faccio quadri, perciò potrei avere 50 come in poco tempo. Guarda qua, anche qua, quadri dappertutto. Ah, che roba! Carni mia! Beh, quando chi viene qualche dun, gli dice, ma mai visto? Ti dice dei stili. Quello lì non c'entra con questo, non c'entra con questo. Ogni quadro praticamente ha un stile diverso. E se come ti puso due quadri? Fatto sarà un paio di anni. Ti costa la massa scheglia farlo fare. Sempre quei toli di altri butta via. Avevo sempre bruciato le tole di bancai, delle legne, guarda Osvaldo qua spogliava a cattare delle legne e gli ne avremmo 300 quintali con puntella dappertutto perché è tutto molto pieno. Le legne che gli ha tolto su per la guizza, no, gli ha permesso di andare, e le gatta gli ha legale a salà. Adesso è un po' smarse perché sarà 10 anni che è da e lui ne sta fuori. Guarda quante legne che avevo messo lì. Che avevamo mai speso schei del riscaldamento noi altri, da quando che siamo nati. Sempre quei legni, sempre quella roba, quest'ue. Quando che ho fatto la casa, ecco lui, ho incominciato a fare tutti quanti i disegni, perché allora non gli era geometrino, che gli era. E ho incominciato qua con quello che ho speso. E dopo ho visto quanti disegni che ho fatto per arrivare a questa casa. Ho visto, guarda. Cioè, non aveva mai studiato niente, gli era maestro solo. Infatti. No, allora. Doveva incominciare a calcolare se vale la pena fare del legno oppure del coso, come fare. No?
Eccoli qua. L'ho detto che cambiava anche un pochettino. Ecco, guardava anche per fare i cosi, qualcosa di diverso, di strano, ma sono sempre stati così, di non accettare manca a scuola, te ne avrei sentito dire, di scuola che non fanno di tutti i colori. C'è stato un periodo che andavo a scuola anche del pomeriggio, qui tu facevamo i giornaletti, facevamo i quadri, facevamo un sacco di storie. Rito, per arrivare, amico, ho fatto tutti quanti i miei calcoli e tutta quanta roba di terza. Tutta quanta roba di terza. Ecco, arriviamo un pochettino a vedere come che è adesso. Arriviamo in fondo, no, come che dopo sta un pochettino. Ecco. Altre idee, altre storie, sempre altri calcoli. Come fare le scale, come... ho detto... Devo sempre continuare. Ecco, arriviamo un pochettino ad avere la casa come che è adesso. Voi incominciate nel 44, 54, capito? Prima che aveva fatto piano, prima che avevamo incominciato, ma prima che aveva fatto tutti i blocchi, cioè preparare tutto, i fondamenti, tutto fatto prima. Ti vedi anche quanti schede ho speso. Guarda, tutto quanto mi sono segnato. E dopo, guarda, queste mi sono tenute. Le bollette, che è tutta quanta roba di terza. Le bollette, è tutta quanta canne fumaria, roba di terza. Ho detto, le bollette, sempre roba di terza, terza, terza. Qui è cioè chi ti dava a blocco per pochi schede. E se una roba da matti, immaginare di aver fatto una casa intera con tutta roba da terza. E la sella casa, che non avevo mai messo una mano, che se ancora i cupi, le tegole, ancora vecchie di quell'epoca là. Gli altri che hanno fatto il tetto, tutti, almeno una volta o anche due, me lo ho ancora. Eccetto perché ho avuto la passione di cosare, perché quando che ho incominciato a scuola, mi ha dato la scuola popolare. Con la scuola popolare, mi ho insegnato i tusi grandi, ma avevamo anche tira via la palestra vecchia col muraro e perciò ho ciappato un pochettino la demand quando chi cava via la palestra che si è venuto il muraro d'Isola Fontana e allora mi che ho anche piano non ho solo il diploma di maestro ho anche il diploma di istituto tecnico come privatista fatto al Belzoni di Padova perciò mi ho due diplomi. E quell'epoca là già eravamo diplomati solo in due, mie e Pier Impenso. Nessuno che ci era mai stato, il dottore chissà quando, che già era morto Luvise, cioè non che già era nessun laureato, che già era solo due diplomati con scuola media superiore. Qualcuno pochi con scuola media inferiore e basta. E adesso che sei quasi tutti quanti diplomati e laureati, guarda grazie ai passi che abbiamo fatto. Ma i tuoi genitori ti avevano permesso di studiare perché già era una famiglia benestante o ti si erano già da solo? Era una famiglia molto povera, però gli era piuttosto bravetto a scuola. E allora quando che sta l'epoca il prete le venì e mi ha caricato sulla carretera e mi ha menato a Monteggio Maggiore, la scuola apostolica. Allora quello che gli era un pochettino bravetto le rischiava di diventare prete. Dopo è successo che mi ha visto i fascisti, che erano bravetto un pochettino. E allora i fascisti mi ha chiamato, mi ha acciappato, e mi ha fatto fare a 17 anni i campi Dux a petto nudo, che allora era una roba. Sono passato a capo pelotone e mi aveva iscritto alla scuola di mistica fascista, alle barche di Vicenza, mistica fascista, che dopo non ha neanche fatto ora perché c'è una guerra. E mi ha fatto aspirante ufficiale della milizia volontaria della sicurezza nazionale. Cioè che mi andasse a fare il militare come ufficiale, ma non come militare, come polizia fascista. E mi ha detto no. Allora il militare ho fatto tutto come soldato semplice. E sono stato contento, sono andato a finire anche due mesi a Peschiera.
di preso perché doveva fare il marconista, sapeva l'alfabeto Morse, ma sbagliava sempre quando che gli era a fare. Sapeva che quando che ti indovini ti manda al fronte e Nino gli era assolutamente eroe e aveva già capito che la guerra gli era una stupidata. Quando che si è successo il primo morto in guerra, si sta allora che l'ho aperto, tengo dito che già era a casa, arriva il prete e il segretario politico che già era maestro Patrì e che ti senti sta donna che attacca a urlare, a sbeccare, corremo fuori e chi dice se è morto Beppi Forno, si chiamava de cognome, no de cognome, de nomenaia una volta, se Beppi Forno morto in Grecia e Gerimo porta chi e porta a ella una donna con due tusiti. Un uomo morto in Grecia per combattere contro i greci che non ne aveva mai fatto niente. Mio aveva già studiato che i greci non... Se aveva studiato la prima guerra mondiale e tutte quante le altre guerre, i greci non gli erano mai stati nostri nemici. Non aveva mai rotto le scatole e Mussolini, incredibilmente, perché bisogna dire incredibilmente, il guy iniziava una guerra contro questi che non c'entrava solo per fargli vedere a Hitler che anche lui le bonde parla, le comandare, le... Non era mia, stupido. Se sta allora che mi ho cambiato così e così, da ufficiale che doveva essere, ho fatto il soldato semplice. Non perché fossi furbo, perché gli era logico che tracesse una conclusione perché sia morto sto uomo. Per forza ci dovevi essere fascista, essendo tutti fascisti, perché bisogna dirlo sinceramente, quando che sta il duce, il ventennio fascista, non sei che gli hai fatto tutto male, e gli ha fatto anche molto di bene, e a dire la verità, la gente la si sentiva protetta da un governo forte, mentre il governo di prima, il nega aveva portato su per i monti con Cadorna a fare la fine che gli ha fatto chi pori cande la prima guerra mondiale, perché guarda che la prima guerra mondiale non c'era, altre sta guerre mondiali. L'ha aperto gli occhi a tutti quanti, ma come? Cadorna e manda milioni di persone a morire per ciappare 10 metri di... Già era più comprensibile Hitler che fa il Blitzkrieg per occupare qualcosa, anche lui da stupido, perché la Russia è troppo grande, non ciappa nessuno la Russia. Lì invece la prima guerra mondiale sta la guerra più stupida che sia sta perché appunto non gli era niente da occupare e da lì a lì 50 metri gente che si spara, si copa e che non gli ha nessuna possibilità di andare fuori dalle buse né domani, né dopodomani, né tra un anno, né tra due. Cioè noi altri che avevamo fatto delle guerre subie, ma stupidamente perché siamo stati stupidi noi altri e sono stati stupidi anche a me perché mi sono ribellato relativamente, doveva restare in prigione, ma gli aveva mandato in prigione, no? Perché gli avesse fatto, gli aveva capito che già era un po' disfattista, ma gli ha capito, non sono stato eroico, per niente. Siamo stati tutti quanti succubi. Appena finì la guerra, che si sta moltissimi, e parlo dei partigiani, con i quali non vado tanto d'accordo come che non vado d'accordo con i fascisti. Anche i partigiani, in parte quei comunisti, chi pensava veramente che il baffone fosse quello che porta al paradiso in terra. E che gli altri, invece che gli erano i bianchi, chi pensava che la Chiesa, i cattolici, il Vescovo, il Papa e compagnia bella, riportasse di nuovo il paradiso in terra. E io ho capito che non si porta mai il paradiso in terra, perché il paradiso o se lo fermo noi altri o lo perdemo noi altri. Che se sta? Non solo disfattismo, che si sta anche vigliaccheria diffusa da parte di tutti. Perché non avevamo avuto il coraggio durante la guerra di ribellarsi, perché siamo solo scappavia l'8 settembre, perché i negali a sa andare. Se noi ne avesse da sa andare, sarissimo sta ancora al... L'8 settembre si scappa via anche a me e ho avuto la fortuna di tornare a casa. Dopo 12 giorni a piedi, partendo da Brescia, da Chiari, Montichiari e Ghedi, dove che aveva fatto il mitragliere contro gli aerei, mi aveva obbligato a sparare anche a me. Aerei che non avevamo certamente colpito perché le nostre mitragliere non arrivavano a 4.000 metri, 4.500. Gli era ridicolo, ad esempio,
buttare le nostre bombette baliglia, le quali ti potevi dargli un calcio e ti fare sì qualche scoriazione, ma non più di tanto. Se fossimo stati coraggiosi, non sarebbe successo quello che è successo, ma non sarebbe successo, ad esempio, le vendette quando che si sta finita la guerra. Il 25 aprile, anche a me sono da fora, che prima vivimmo nascosti, il 25 e 28, le ultime cose, le ultime sparatorie sta il 28, ma qua gli ultimi tedeschi si passano il 25 aprile. Il 25 aprile, quando i tedeschi si andano via, si salta fuori molto dei partigiani coraggiosi. Il 25 aprile, no, il 24 perché via. Perché abbiamo avuto una grande vigliaccheria, grande paura, e per questo potremmo anche essere assolti. Capitasse un'altra volta e ti comportassi come che se siamo comportati la prima volta, allora vuol dire che non dovresti imparare niente dalla vita. Adesso è una cosa ben diversa, perché adesso, ad esempio, i tusi, mica esperienza, ma ha più coraggio. Una volta non avevamo mai avuto il coraggio di andare fuori e dire ma no, duce, abbasso il duce. Il conoscere la democrazia per noi altri è stata una cosa esplosiva. Tant'è vero che la domenica dopo la guerra finita, e erano tutti quanti a Vicenza a ballare con gli americani, anche con i neri, che prima ti immaginavi che fosse chissà cosa. Cioè, siamo esplosi con una gran voglia di vivere in maniera diversa da come che avevamo vissuto prima. Prima che avevamo sempre avuto qualche dun che ne pestava o che ne teneva la testa, che ne dirigeva, il prete che mi dirige, il segretario politico che mi fa dire, e il tenente, il capitano che mi fa, e dopo ti senti libero. Per questo siamo esplosi. Mi vuoi cominciare a pensare di sposarmi, di fare famiglia, di mettere su... Ma non appena ho sentito dire di Eugenio Knaus di mettermi d'accordo quando che mi sono sposato, fermo un piolo adesso, no, se meglio che fermo da casa, lo fermo dopo, mentre prima dovete fare i piedi. Abbiamo fatto dei discorsi incredibili, perché se vengono fuori spontanei, non solo da me che abbiamo un pochettino studiato, ma in genere da tutti. Tanto è vero che la generazione prima aveva fatto minimo 5, 6 figli, arrivando fino a 10. Dopo che abbiamo incominciato a fare nel massimo 2, spesso 1, per sbaglio 3 e qualcuno senza. Ma volutamente no, perché se capita. Cioè ragionamenti che prima non si faceva, e che abbiamo incominciato a sentire le campane che suonano alla messa, e prima te corrivi per non arrivare in ritardo, e adesso che te le lasci suonare. Non perché te le hai col prete, o che te legai con le tue autorità, ma perché ti sei reso conto tutto in una volta che te sei uno che ragiona con la tua testa. Che abbiamo fatto un salto così e così, credo che sia stato proprio perché in un attimo di secondo ci siamo sentiti liberi. Adesso gli altri vivi liberi, vivi molta libertà, adesso gli altri bisogna che si sia in grado di gestirla la libertà. E se quando ti vedi ti qualche dunque ga la mascherina per non farsi vedere, bisognerebbe che te gavissi il coraggio che ancora non gavi di dire che no, la mascherina ci ti ha tirato. Una manifestazione la deve essere fatta senza rughe, col viso aperto, tutti, no, non la go con voi altri tusi che fai le manifestazioni. Legò quando che permetti a uno che è insieme con voi altri di spaccare una cosa, una vetrina, e che debba essere il carabiniere ad andare a fermarlo. Dovevi essere voi altri a fermarlo. Cosa c'entra il carabiniere? Sì o no? Cioè, anche voi altri avete la strada da fare. Sono sempre un ottimista. Non dirò mai ai tusi moleghe. Dirò, vai avanti. Cerchè sempre di fare qualche cosa, però ti dico sempre, e te lo ripeto, immettiti in testa che te sei uno che deve dare l'esempio. Non te devi dire a quell'altro fa così, te devi farlo te. Non bisogna che ti dici che la nostra generazione, la nostra e quella successiva, anche dopo, non solo che mi, anche tua papà, tua mamma,
che se avremmo tanto da fare, siamo stati gli altri che hanno fatto le industrie, lavorando da matti, le case. Una volta che erano poche case. Però quel modello di sviluppo lì si è fallito. Le fallio perché invece di avere due camicie, che una volta ti accontentavi di una, che avevamo vissuto avergene 20 per buttargene via 10 che è ancora 9, per comprare invece che la macchinetta che a te permette di andare senza ciappare l'acqua, mentre prima con la bicicletta ciappavi l'acqua, e che adesso ti hai vissuto la macchinotta. Guarda che non siamo solo noi altri, sì anche voi altri che accette chi vi compra il telefonino, magari non capisci e accette il telefonino. Mi il telefonino non lo ho e neanche lo sbaglio, non ho bisogno. Sì, voi altri anche che vi è ceduto nel chiedere. Adesso dovete essere voi altri che non permetti ai vostri figli di avere quello che non è giusto che si abbia. Cioè siamo tutti responsabilizzati, che c'è poco da fare. Se avremmo capito di essere responsabili, di essere responsabilizzati, sta dopo la guerra. Quando che ti vedi che è tutto quanto un macello, provoca da noi altri, non dagli altri. Anche se i bombe sono usati dagli americani, ma siamo stati gli altri facendo guerra, di quale, cioè, non siamo stati gli altri gli artefici della nostra rovina. E anche voi altri adesso, se avete difficoltà, siete gli artefici, perché vi ho permesso che tua mamma la tetaga di più di due camicie. Cioè, Gabi accetta anche voi altri, i genitori, i quali avendo avuto poco, si sono sempre disposti a dare molto di più ai figli di quello che hanno avuto loro. Se noi altri fossimo responsabilizzati molto di più, responsabilizzare vuol dire sapere che ogni mattina mi alzo e ho qualche cosa da fare. E questo qualche cosa da fare non ha da rispondere a Dio, al prete e compagnia bea, ha da rispondere alla mia coscienza. E noi altri dobbiamo invece accettare il fatto che si furbi. E credendo che i furbi sia furbi invece si ladri, in un certo modo. Sempre quando che uno fa il furbo vuol dire che fa qualcosa che non dovrebbe fare, che gli altri non hanno il coraggio e con noi ha la possibilità, ma chi vorrà fare. Perciò bisogna che incominciamo tutti a cambiare. Tutti nei nostri rapporti interpersonali a cambiare. Dite che è un amico, non ti avrai mai il coraggio di fargli un appunto perché fa qualche cosa. Invece bisogna avere il coraggio di sporcarsi la faccia ed essere amici, come che mi sono amico dei cani, i quali non mi dà più nessun fastidio, di essere anche ti amico di quell'altro il quale non ti dà più nessun fastidio. Parlo psicologico, ideologico, tutto quanto quello che te vuoi, oltre che fisico. Il mondo si cambia solo con l'esempio. E l'esempio non lo dobbiamo aspettare dagli altri, dobbiamo darlo noi altri.